Buongiorno a tutti. Sono in cucina. Oggi voglio mettere a posto un po' la cucina. Voglio organizzarmi un po' meglio perché così come adesso a me non piace e sono scomoda, ecco. Adesso giustamente io cucino poco, però in inverno cucino tanto, sto tanto in cucina. E allora niente, bisogna che ci mettiamo un po' più a posto qua. Adesso ve lo faccio vedere come sono messa adesso e dopo vediamo come cambiarlo, ecco. Allora, qua sarà già un casino. Guardate. Qua. Allora, la cosa che a me non piace qua, perché sono talmente scomoda qua che non vi dico. Allora, qua invece ho i piatti messi lì così. Adesso non lo so come fare, perché volevo mettere i piatti da questo lato qua. Adesso vediamo come sono messa. Se mai c'è qualcosa da eliminare, lo elimino. Però così non va bene, ecco. Perché sono talmente scomoda. Anche questi qua, vedete, io questi di solito li tengo su, però li uso spessissimo questi qua. Allora bisogna che li tengo qua, cioè mi devono stare qui sotto praticamente, perché sennò io sono scomodissima. Niente ragazzi, adesso svuoto tutto qua, metto tutto sul tavolo. Dopo pulisco tutto e dopo vedo come riorganizzarmi meglio, perché così non va bene. Ah, a proposito, ho comprato anche questi qua, barattoli qua, dei cinesi. Ho preso questi due così e due questi qua. Questo è quello da 2 litri praticamente, perché dove tengo la farina? Adesso, ce l'ho un barattolo, però è troppo piccolo. Come dico che io in inverno, visto che cucino tanto, cioè per la farina mi serve un barattolo molto più grande perché così sono molto scomoda. Con un barattolo deve sempre. No, preferisco un barattolo più grande, secondo me sarà una buona soluzione. In uno ci metto la farina e in un altro ci metto il riso invece. E poi quell'altro adesso guardiamo. Poi li devo. Ah, devo anche lavare i piatti adesso perché ho appena mangiato. Lavo i piatti, lavo questi qua e dopo incomincio a svuotare tutto. Grazie.
Ora qua mi sono preparata, faccio gentile perché voglio, dopo laviamo anche le pestrelle qua in cucina e poi dopo il mio solito la manieca. Poliamo con la manieca, poi vediamo. Semmai aggiungo anche un po' di piatto di detersivo dove c'è bisogno. Lato lì ho già svuotato tutto, scusate la luce, ci ho messo tutto qua, adesso pulisco tutto. Tra l'altro mi sono accorta che non ho più la farina in casa. Brava, brava, fai vedere che fai delle cose, poi non hai neanche la farina. Beh, fatto sta che, parte scherzi ragazzi, no, devo comprarla. Allora, la farina la metterò in un barattolo. Adesso la lascio vuoto lì sopra, però vado a farina, ecco. Sono andata giù a vedere se ce l'avevo o non ce l'ho. Infatti ho finito tutte le mie scorte. Vabbè, adesso dovrò ricomprarlo. E niente ragazze, adesso incomincio a mettere un po' più a posto qua, vediamo come organizzarsi. Incominciamo. Ecco, vedete il barattolo che avevo io è questo, però è molto piccolo. Guardate la differenza. Adesso questo lo devo tirare via, questa scritta qua. Ci metto qualcos'altro. Vogliamo anche lavarlo. Grazie.
Questo è scaduto. Lo buttiamo via. Allora, questa mensola qua l'ho già messa apposta. Adesso lì sopra guardo poi l'ultimo. Qua incomincio invece bello, perché è un disastro qua. Adesso asciugo anche queste cose qua, che dopo li devo sistemare anche queste cose qua insieme a queste qua. Vediamo come me li ho a fare, ecco. Adesso svuoto tutto qua. E poi svuoto anche tutto qua e poi vediamo come meglio riorganizzare tutto.
Allora ragazze, qui sopra ho già sistemato tutto, adesso ve lo faccio vedere. Praticamente qui sopra, non so se riuscite a vedere molto, aspettate così. Allora qua ho sistemato tutto così. Qua invece ho messo qua tutti i bicchieri. È un scolapiatti, però tanto asciugo sempre tutto e allora va bene qua. Speriamo che non molla, perché una volta mi è capitato che ci è mollato, eh? E ricompriamo i piatti. Allora, e di là ci ho messo altre ciotole. Scusate per la luce. Ci ho messo altre ciotole qua. Allora, e poi qua invece ho sistemato così. Visto che uno di voi mi ha sconsigliato mettere le cose in acciaio di qua, dove c'è scolapiatti, perché fa ruggine, allora ho pensato di mettere qua. E poi di alcune cose mi sono sbarazzata proprio, e lì sopra delle cosine che uso poco e niente, ecco. Queste qua mi servono, e queste anche, e niente, adesso vi faccio vedere quello che mi è avanzato praticamente. Mi è avanzato tutta questa roba qua, tutte queste cose qua in plastica che ho da tempo che le voglio, ecco. Questo che adesso lo porto su, che è del microonde, che non mi serve. Questi, questi quasi quasi li butto via. Questi mi sono stati regalati, ma lava che rilava sono diventati grigiolini, sono tanto brutti che non mi interessa. Poi dopo mi è avanzato anche questa cosa qua del caffè, perché il caffè, usiamo caffè in grani, giù, c'è anche giù, la cucina giù, che non vi ho mai fatto vedere. Allora, io queste cose qua li porto tutte giù, così giusto se uno giù, se gli serve qualcosa lo prende, ecco. Così giusto da non buttare via tutto, ecco. E niente, qua c'è sistemato tutto, sistemato solo le cose qui sopra. Adesso devo sistemare tutto qua. E anche qua tutto un casino, vedete? Voglio sistemare tutto anche qua. E niente, andiamo avanti. Ed eccoci qua. Le ho portate giù queste qua. Questa è la cucina che ci abbiamo giù in garage praticamente. Queste cosine qua le lascio qua intanto. Allora, queste qua lascio qua, anche tutte queste cose qua le lascio qua. Vediamo dove metterle. Allora, queste cose qua sarebbe da buttare via. Allora, queste cose qua, questa non so cosa farmi, adesso vediamo se qualcuno ne ha bisogno. Questa qua è rotta, non so se ha bisogno Andrea da portare su. Sapete che tiene tutte le cose dei canarini, se mai se li serve lo prende, perché è rotto. E allora non lo vuole più. Adesso svuoto tutto qua invece. Svuoto tutto qua e pulisco qua. Intanto finiamo qui sopra, dopo andiamo sotto.
Allora, già che ci sono qua, controllo anche tutte le scadenze, le cose scadute, giustamente le butto via. Ad esempio questo vedo che è già scaduto, lo butto via. Cioè, adesso controllo anche qua. Controllo lievito, mica lievito, tutte queste cosine piccole che ogni tanto ci scordiamo a guardarle. Così vedo tutte le scadenze, ecco. Al posto di buttare via, ci ho pensato di mettere la menta qua. L'ho seccata, così ho la menta, della menta per questo inverno.
Allora, anche qua ho già sistemato tutto, ci ho messo un po' più in ordine, però meglio di così, qua è così. Ecco, perché non ho tantissimo spazio, allora ho tante piccole cose, diversamente non so come fare. E anche qua l'abbiamo già fatto. Adesso passo sotto. Allora, qua sotto invece do solo una pulita perché va bene così come, scusate perché qua non si vede niente. Qua ci sono tutte le pentole praticamente. Allora qua svuoto, pulisco, lascio così com'è. Qua va bene così. Allora, un altro cassetto da sistemare è questo. Allora, io stavo pensando, perché io queste cose qua. Aspettate un attimo che vi faccio vedere. Allora, anche queste cose qua io non le uso. Cioè, queste qua non le ho mai usate. Io quasi quasi anche questo li porto giù. Tanto mi tiene solo spazio e basta. Andare giù va bene. Allora adesso svuoto anche qua, metto un po' più in ordine. Quei coltelli lì li porto giù che non li uso, così ho anche più spazio qua. Qua ci metto anche un po' di sgrassatore perché visto che qua tengo anche l'olio, allora lo sgrasso anche un po', già che ci sono. Adesso metto tutto a posto qua. Comunque un'altra cosa che non ve l'ho mai detto. Prossimo acquisto che farò, questi qua li butterò via. Adesso cercherò, voglio cercare i taglieri in marmo, se li trovo. Cioè mi basterebbe anche due taglieri, con uno un po' più piccolo e un altro un po' più grande. Il resto li voglio buttare via. Non so se qualcuno ce l'ha di voi un tagliere in marmo, se mi può lasciare il sito dove l'ha comprato, ecco, guarderò volentieri, ecco, perché questi di plastica non mi piacciono, prima di tutto perché assorbe l'odore, cioè li puoi lavare con bicarbonato con tutto, però assorbe, c'è poco da fare.
Tipo questo che è molto molto grande, ad esempio, il lavastoviglie non ci sta. Uno ogni tanto può mettere anche il lavastoviglie così va via odore. Però questo ad esempio non ci sta. Dove me lo metto? E niente. E vorrei tenere solo quelle in legno. Cioè, adesso le tengo per il momento, però voglio sbarazzarmi di queste anche. Perché marmo non assorbe. Cioè, sarebbe perfetto, ideale. Costa qualcosina, però almeno compri un tagliere come si deve, ecco. Ci sono anche taglieri in legno. Questo qua l'avevo preso l'IKEA, però è piccolino. Se devo fare qualcosa anche impastare velocemente, uso questo qua. Mi piace moltissimo questo. Ecco, questi qua li vorrei eliminare tutti praticamente. Questo qua, ad esempio, taglio sempre la cipolla, che così. Ogni tanto lo metto anche la lavastoviglie, qua taglio solo la cipolla, che così quelle altre non prendono l'odore, ecco. Anche se lo prendono lo stesso, però. Poi un altro in legno, piccolino così. Questi giustamente li tengo, quelli in legno, però. Ah, ragazzi, se qualcuno sa qualche ricettina con questi germogli qua, da non buttarli via perché non mi piacciono. Cioè, dispiace, però non mi piacciono questi qua. Niente ragazzi, così vedete, ho anche altro spazio se devo fare la spesa. L'ho fatto così, e anche qua a posto.
Eccomi qua ragazzi, per oggi abbiamo finito. Ho dato anche una bella disinfettata ai pavimenti. Tra l'altro c'era l'acqua mezza pulita con Ace Gentile, l'ho dato così con lo straccio così veloce. E niente, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, se non vi siete ancora iscritti al canale iscrivetevi al canale e alla prossima, ciao ciao!